puntata di Art Spill, questi maledetti artisti. Non poteva non tornare, iniziato l'inverno, la rubrica dedicata ai brevi cenni sulla storia dell'arte. E di preciso ritorno alla grande parlando di un illustratore, ovvero Gustave Doré. Come vi ho detto, avrei fatto appunto un collegamento all'interno delle mie letture estive, e in queste, soprattutto nella mia Londra, è citato Gustave Doré, proprio perché a Londra c'è un museo proprio dedicato a questo artista. Partiamo con le notizie, che saranno brevi appunto per incuriosirvi ma non tediarvi. Per inciso, Gustave Doré nasce nel 1883. Prima notizia: inizia già dai 15 anni a collaborare proprio per le sue doti artistiche con le illustrazioni appunto di importanti riviste internazionali. Seconda notizia: studia all'Accademia del Louvre, quindi anche in Francia. Però il massimo successo lo ottiene a Londra, dove proprio viene fatto un museo con tutti i suoi capolavori più celebri. Terza notizia: lui tenta di abbandonare le illustrazioni per dedicarsi alla scultura o l'incisione, ma le opere più conosciute sono appunto le collaborazioni per le illustrazioni sia di riviste importanti che di libri importanti, tra i quali quello delle favole di Perrault. Con queste notizie io spero di avervi incuriosito, spero che appunto andiate un po' a spulciare su Google notizie su questo artista, e quindi che arricchiate appunto la vostra giornata con le sue bellissime opere. Un bacione da Manuela, facile e veloce opinioni. E buona visione.